Quindi, che ne so, all'interno di un'ora studi, fa tutto quello che devi fare per studiare, poi ti dai 5-10 minuti per ripetere e poi ti prendi 15 minuti per svagare, fare una telefonata ad un amico, andare al bar a prendere un caffè. Consiglio, se il tuo studio l'hai fatto leggendo, scrivendo, poi non ti mettere a fare pausa leggendo e scrivendo. Non ti rilassi, non ti calmi, non ti rigeneri, è soltanto un modo per appesantirti di più. A questo punto mi collego con un'altra idea, e che ho già in realtà implicitamente detto nella precedente. Lo studio deve essere concentrato. Che vuol dire? Vuol dire che quando studi, quando apprendi, cellulare, tablet, computer, spenti. Può sembrare una cosa, sì, ma io non mi distraggo. No, e te lo dimostro. Mettiamo il caso che io sto studiando storia, e mentre sto studiando storia mi arriva un messaggio. Che cosa faccio? Tolgo tutta la mia attenzione da storia e la porto sul messaggio. Lo leggo, ho una reazione emotiva a quel messaggio. Dopodiché penso alla risposta, la scrivo, riposo il cellulare, contemporaneamente c'è ancora una parte della mia testa che magari è in tensione perché aspetta una risposta. Tutto questo, secondo te, come può influire all'interno del mio apprendimento? La concentrazione se ne va. Ci sono tante persone che dicono, sì, ma io sono multitasking. No, il multitasking non esiste, è una percezione. È semplicemente che fai più cose in più tempo, ma alla fine quello che succede è che quando stai studiando storia, poi ti fermi e scrivi il messaggio. Non puoi scrivere il messaggio e studiare storia contemporaneamente. Quindi in realtà hai la percezione di fare più cose insieme. In realtà fai le stesse identiche cose, ma ne fai una per un minuto, poi ne fai un'altra per 2 minuti, poi ne fai un'altra ancora per 30 secondi. E il livello di concentrazione, come abbiamo detto, non arriva mai ad una qualità tale da permetterti un apprendimento vero e proprio. Quindi, nel momento in cui studi, fermati. Tanto ti do una notizia. Il mondo va avanti anche se non sei sul cellulare, il mondo va avanti anche se non sei sul tablet, il mondo va avanti anche se non sei collegato ai 10.000 social network che abbiamo. E ti dico una cosa, dato che ti ho detto di rimanere concentrato unicamente per un'ora e mezza, alla fine, dopo che hai studiato un'ora e mezza, riaccendi il cellulare, riaccendi il tablet, riaccendi il computer e puoi tranquillamente vedere se è tutto a posto. Una volta controllato che è tutto a posto, rinnovo, spegni e inizia di nuovo a entrare nello stato di concentrazione e ad apprendere.